tutti e tutte. Fatemi dei cenni se si sente male. No, si sente bene. Ok. Allora, Ale, come prima cosa volevo chiederti un po' com'è nata l'idea di questa mostra, che noi in realtà a breve vedremo proiettata dietro di noi nella sua interezza, e ne vediamo, diciamo, una parte piccola ma significativa, appunto esposta sulle pareti dello spazio Gloria. Volevo chiederti appunto com'è nata l'idea di questa mostra e come è collegata comunque con la giornata del 25 novembre, che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, e in cui, diciamo, questa serata qui è solo il primo di un percorso condiviso con tante realtà che appunto vorrei ringraziare, perché appunto sono presenti stasera, ma comunque hanno creato un momento in cui condividere vari appuntamenti proprio per arrivare poi al 25 novembre, di riflessione, di cultura, di anche di proteste, perché purtroppo è un periodo in cui serve protestare, serve far valere i propri diritti e serve soprattutto parlarne. Quindi appunto, partendo da qui, spiegaci com'è nata l'idea della mostra. Allora, anzitutto Indicibile non è solo una mostra, cioè io mi sento fortissima, voi invece sentite bene? Sì. Ok. Allora, Indicibile nasce come serie fotografica, vedete adesso scorrere le opere, sono 59 opere singole, ognuna diversa dall'altra, ma come si nota facilmente sono tutte una manipolazione della medesima immagine, poi ci torniamo. Poi Indicibile è diventato una mostra virtuale, perché le opere sono nate nel 2019, a cavallo col 2020, ma poi, causa la pandemia, quando erano belle pronte per essere esposte, e tra l'altro secondo me l'ideale era tappezzarci il mondo, o magari, se non proprio il mondo, magari Como, o magari qualche via di Como, ma insomma, complice la pandemia questo non sarebbe stato possibile, inoltre non avevo assolutamente i fondi per farlo, e poi soprattutto nessuno l'avrebbe vista perché tutti eravamo chiusi in casa. Allora mi sono detta, vabbè, facciamola online, facciamola finta, tra virgolette, che tanto la vediamo tutti attraverso i mezzi di comunicazione soliti, cioè internet, i social, i giornali, la radio. Tante volte basta, come dire, non è necessario sperimentare dal vero qualcosa perché sia vero, ma ormai farne esperienza anche virtuale è farne esperienza davvero. Comunque, non mi dilungo su quel lato, perché invece oggi siamo qui e grazie a Sara, e non solo a lei, anche a Celeste Grossi, a tutta la rete di Intrecciate che appunto quest'anno si muove insieme, unite, Donne Unite, verso il 25 novembre. Finalmente ho potuto riportare alla luce alcune delle opere fisicamente qui e anche un po' virtualmente di qua. Come nascono? Nascono da una riflessione su quello che appunto è la violenza, e però in una trasposizione artistica, perché quello alla fine noi facciamo, cioè chi produce contenuti, diciamo, spesso e volentieri si ritrova a ragionare sullo specifico di quello che fa, e quindi per me il tema della violenza di genere temo che sia, come dire, caro a chiunque abbia un minimo di riflessione sulla realtà, e però io come fotografo mi sono chiesta come l'affronto, cioè che cosa ho da dire su questa cosa qua, no? E devo ammettere che ero anche un pochino stufa delle solite immagini super stereotipate, tipo le vedremo a breve questo mese che arriva, no? Tipo la donna con la mano davanti, mano in primo piano, donna sfocata sullo sfondo, oppure donna con l'occhio nero. Spesso e volentieri i giornalisti fanno le ricerche iconografiche un po' velocemente, e quindi spesso siamo costrette a vedere questo tipo di immagine con però una donna che non è vittima di violenza, bensì è truccata da Halloween, e tu te la ritrovi con però la campagna "Tutti uniti contro la violenza", no? E non ci si accorge che anche il non riuscire a scegliere un'immagine dignitosa, rispettosa, comunicativa o indignata
è anche quello parte della battaglia di civiltà che invece dovremmo fare. Quindi mi sono detta, come faccio? Vorrei produrre delle immagini diverse. E allora ho pensato di lavorare appunto quello che si chiama diciamo mixed media, cioè lavorare analogicamente su una fotografia, per cui queste immagini sono state diciamo strapazzate veramente, cioè sono state bruciate, sono state strappate, sono state inchiodate, sono state affogate, sono state soffocate sul serio, nel senso che fisicamente l'ho fatto con una riproduzione, no? Per poi rifotografarla e poi andare a sovrascrivere queste frasi che sono un po' l'eco di tanti pensieri. Poi se ci sarà tempo ci ritorniamo, ma se no a brevissimo lascio la parola perché mi rendo conto che sto parlando un sacco di tempo, però volevo chiudere il pensiero in questa pratica di manipolazione concreta dell'immagine, di violenza fisica su un'immagine. Vi devo ammettere che ho davvero sperimentato su di me, anche perché vabbè, la faccia è la mia e non potrebbe essere diversamente, perché vi assicuro che sottoporre a un lavoro del genere un volto che non sia il proprio è davvero una tripla, quintupla violenza, per me impossibile, impensabile, ma è stato interessante perché anche inquietantemente interessante, perché mi ha costretto a rendermi conto di una serie di cose. Uno, che armi o qualcosa di contundente o di potenzialmente lesivo sono alla portata di chiunque, ovunque nella quotidianità. Cioè, io producendo questa serie mi guardavo intorno e vedevo, ah, le forbici possono essere un'arma, ah, il fuoco può essere un'arma, ah, i chiodi, ah, gli spilli, ah, le rose, qualunque cosa. Ed è stato inquietante perché davvero montava una sorta di esaltazione creativa, ma su una questione ferocemente, come dire, vicina al tema che si andava affrontando. Mi sa che sono dilungata troppo, quindi ti ripasso la parola, spero di aver minimamente risposto alla tua domanda. Ma allora, io in realtà, diciamo, con la prossima domanda volevo approfondire questo concetto qui, perché appunto la mostra si compone di veramente tante immagini che appunto vedete dietro di noi, vedete fisicamente,